Ciao ragazze, allora, innanzitutto mi scuso per i vestiti che vedete vicino al letto, me ne sono accorta in questo momento, mentre stavo sistemando la pila di libri dove ho messo sul mio iPhone per girare. Comunque, dopo una settimana di stop da YouTube, sono tornata a girare i video. Questo qui è un video che mi è stato richiesto diverse volte, ovvero il video sulle mie tinte LA Splash, che da poco sono state introdotte su alcuni siti inglesi, quindi ho pensato di farvi un video con gli swatch perché comunque vi può tornare utile per un possibile acquisto. Io ne ho 8, mi pare. Non è perché io ho speso miliardi, però essendo stata al Cosmoprof 3, 6, 7. Sì, ne ho 7, penso 8, scusate, ne ho 8, ho detto bene. Comunque, 6 ne ho prese al Cosmoprof, ve la faccio in breve. Comunque, non so se non mi seguite su Facebook o su Instagram, io ho tagliato i capelli come potete notare. Lo so, direte, sei una pazza, avevi i capelli lunghissimi perché li hai tagliati. Ve l'avevo già annunciato, mi pare, in un altro video. Comunque, li ho tagliati perché si erano fatti tipo paglia alle punte, quindi li ho dovuti tagliare per forza perché non potevo campare tutta l'estate a farmi impacchi con il karité per cercare di resuscitare i miei capelli e quindi li ho tagliati, niente di particolare, li ho schiariti un pochettino. Poi vabbè, prima di partire insomma per le ferie, penso di passare nuovamente dalla parrucchiera a farmi fare ancora più chiara, fare qualche altro colpo, non so cosa sia, penso uno chatouche, qualche altra chatouchata, mettiamolo così. E niente, bando alle ciance, vi faccio vedere le mie tinte LA Splash. Io le ho suddivise in tre categorie perché ho sia le tinte diciamo della linea Lip Couture, sia le tinte della linea Smith & Lip Tint e sia la linea delle Lustre, se non erro. Un attimo solo, non vi voglio dire cretinate. Sono le Studio Shine Lip Lustre, ne sono giusto due. Non ho visto se sul sito I Love Makeup, un sito inglese che le vende, ve lo lascio linkato giù nell'info box, se non erro le vende a 8 sterline perché mi sono messa nel carrello Ghoulish qualche tempo fa, prima che lo acquistassi da una ragazza sul gruppo di MAC, perché sul gruppo di MAC ho comprato MAC Cosmetics Italian Fanpage, che è un gruppo che adoro. Ho due tinte, le ho acquistate da due ragazze gentilissime, infatti saluto Tiziana e Sara. Mua, grazie ancora ragazze. E ho comprato Vampire da Tiziana e Ghoulish da Sara, che quest'ultimo lo bramavo da tempo, dai tempi proprio del Cosmoprof, e l'ho acquistato. Adesso vi faccio vedere subito gli swatch. Allora, parto dai Lip Couture ed ho di questa linea Criminal, Vampire e Ghoulish. Allora, Criminal è questo qui, è proprio come lo vedete. Si vede benissimo, è questo colore qui, questo viola super super intenso, completamente matte. Poi vi voglio far vedere una cosa. Posso strofinare quanto mi pare, ma non viene via nulla. Sono fantastiche queste tinte. E questo è Criminal, molto molto bello. Vampire che ho messo ieri e a Salerno mi guardavano come non so cosa, avevano paura di me. Ed è questo, che è un borgogna scurissimo. All'interno credo ci sia anche una punta di nero, perché davvero è scurissimo. E come lo vedete, molto molto bello questo qui, io lo adoro. E poi, sempre della linea Lip Couture, ho preso Ghoulish. Questo qui l'ho preso da Sara ed è stupendo. È un malva con una punta di grigio all'interno, davvero stupendo. Ed è l'ultimo arrivato ad entrare a far parte, insomma, della mia collezione ed è fantastico. Sono davvero super super queste tinte. Io le adoro tutte, cioè non so dirvi quale dovete avere per forza.
forza perché io le trovo tutte stupende, se non, non le avrei neanche comprate. E proseguo, vi faccio vedere Ninfadora, che fa parte della linea Smith & Lip Tint, che sono queste che hanno il tappino rosa, ed è questa. Dov'è? Questo è Ninfadora, che è più marroncino, diciamo, di Ghoulish, come potete vedere, stupendo. E devo dire la verità che i nude, ovvero Ghoulish e Ninfadora, durano di più, perché l'unico difetto che hanno queste tinte è praticamente si tolgono all'interno delle labbra, quindi dovete ritoccare l'interno delle labbra perché si toglie proprio l'unica pecca che hanno è che si toglie all'interno, quindi dovete ritoccarle un pochettino, ma per il resto sono perfette. Questo difetto però non le ho riscontrate con i colori nude, ovvero Ninfadora e Ghoulish, che mi durano davvero tantissimo. Posso mangiare, bere, fumare, strofinarmi le labbra, non succede niente. Che sono waterproof. Allora, questo è Ninfadora, molto molto bello anche lui. Questo qui è il dupe, allora Ghoulish è il dupe di Cashmere di Lime Crime, e questo qui è il dupe di Utopia, se non erro, di Lime Crime, ed è il Bewitched, che è questo colore qui, che ho messo anche in un video e vi è piaciuto tanto. È questo colore qui. Questo scurissimo invece che mi vedete si chiama Spellbound ed è un marrone. Qui sembra nero, ma in realtà non so se mi avvicino di più. Sì, si vede da così. È un marrone scurissimo, completamente matto, effetto velluto, davvero bellissimo. Molto molto particolare, più invernale, devo dire. Infatti l'ho messo, diciamo, poco, però è davvero favoloso. E come ultime due, che non so se riuscite a trovare sul sito Elob Makeup, raga, io ci tengo a precisare che questo sito non mi paga per fargli pubblicità, ma è l'unico sito che posso dare a voi dove ho visto che le vende queste tinte. La tipa al Cosmo Prof mi aveva detto che sarebbero arrivate anche in Europa, quindi appena ho scoperto che questo, e se non sbaglio anche Cocktail Cosmetics, però non so se è un sito inglese o le vende, quindi sul sito Love Makeup so per certo che costano 8 sterline e la spedizione però costa 12 euro, quindi vi consiglio di fare un ordine semmai con una vostra amica per dividere le spese di spedizioni, perché comunque 12 euro ed è una raccomandata semplice, la Royal Mail, diciamo, se non ho capito male. È un po' eccessivo, però comunque tenete conto che rispetto alle venditrici su le varie pagine Facebook che le vendono a 30 euro più spedizioni, ve la comprate voi ed andate a risparmiare bei soldi, anche perché per me è inammissibile che una tinta che costa sul sito americano 10 dollari, 11 dollari, comunque l'equivalente in euro è 11 euro. Queste tizie le vendono a 30 euro. Voglio capire la dogana o quello che volete, ma onestamente per me è frodare le persone, perché voi non potete venderla al triplo più le spedizioni. Fate prima a comprarvele voi, per come la vedo io. E infatti il prezzo su questo sito, I Love Makeup, è giustissimo, 8 sterline, che costa più o meno un 10,90 euro, un qualcosa di queste. E comunque, queste qui sono le Lip Lustre. E io ho Duchess, che è questo bellissimo rosso. All'interno ha dei micro glitter, non so se li potete cogliere, perché è andato via anche il sole, quindi non si vede bene. Comunque il colore è questo qui. Si può stratificare e potete farlo anche un po' più scuro. Io non so dove cazzo guardo, abbiate pazienza, ma non mi sono ancora abituata. Potete farlo anche più scuro di così. Anche se stratificando un pochettino, questi qui con i glitter vi si sgretolano un po'. Quindi consiglio sempre di fare una prima passata molto molto sottile e poi di farne un'altra un po' più abbondante, ma non troppo. E poi c'è Evil Queen, che è stupendo,
È un borgogna scurissimo con dei micro glitter rossi, cioè qualcosa di assurdo, veramente assurdo. E nulla, ragazze, queste sono le tinte che ho. Mamma mia, raga, io sto crepando di caldo. Il rossetto che indosso, se me lo chiedete, è della Divage. È la prima volta che lo metto. Mi è stato dato in omaggio al Cosmo Prof con alcuni dei loro prodotti. E devo dire che questa azienda mi piace molto. Ho messo sia il mascara loro, Your Lash qualcosa, comunque l'ho pubblicato su Instagram, che il mio Instagram ve lo lascio sempre giù nell'info box, dove lì mi trovate sempre perché aggiorno sempre. E mi hanno dato insomma un sacchettino con vari prodotti, e questo è il rossetto, vedete? È molto bello, confortevolissimo ed è un si chiama Playgirl Luminous e Satin. Bellissimo packaging, satinato nero con questa strisciolina fucsia ed è il non saprei perché qua dice, allora si chiama Playgirl il colore. Ed è il numero 3413. Questo qua, vabbè, è un tester vietato alla vendita, però il colore è davvero. Mi sono messa verso il sole, molto molto bello e è confortevole, non si avverte. E nulla, ragazze, questo è quanto. Un video super super veloce per mostrarvi tutte le tinte della La Splash che, vi ripeto, potete fare così all'infinito, potete mettere la mano sotto l'acqua. Infatti, prego il Signore che mi si tolgono le chiazze, degli swatch, perché quando sono tornata dal Cosmo Prof per far togliere queste tinte dalla mano ho impiegato 4-5 giorni, mi ho detto tutto, e quindi domani non posso andare al lavoro con la mano tutta svozzata. E nulla, ragazze, io vi bacio tutte, mi scuso se sono un pochettino assente da YouTube, ma davvero sono arrivata a un punto, io vi sono sincera, raga, che non ho più stimoli perché non vedo, diciamo, un riscontro. E anziché, diciamo, stare a casa buttata anche la domenica, che comunque sto sempre chiusa nel negozio, preferisco fare altro, preferisco uscire con i miei amici, con il mio ragazzo, anche perché vi ripeto, YouTube non è un lavoro. Poi mi sono successe cose, l'ho scritto anche su Facebook di recente per via del mio lavoro con le cover da parte di una YouTuber che io stimavo tantissimo e ci sono rimasta male perché è davvero un mondo infame YouTube, io non lo nego, per me è un mondo infame, caratterizzato principalmente da gente falsa e ipocrita. E ci sono, cioè, tu dici, pensi questo è YouTube perché sei su YouTube? Lo faccio come hobby. Infatti, la settimana scorsa non mi andava di girare video per non farmi vedere col muso appeso, non ho fatto assolutamente nulla. Quindi non lo so, non mi piace, cioè, non per il fatto che mi accada con questa persona, però in generale ho avuto modo di vedere YouTube attraverso insomma varie esperienze e non mi piace come mondo perché non rappresenta la mia persona. Voi mi vedete, sono così nella vita, sono così su YouTube. Chi mi è venuto a conoscere, chi ho avuto modo di conoscere, mi ha visto e io sono così. E i personaggi, l'ipocrisia, la falsità mi fa schifo, quindi per questo. Poi non ho un grandissimo riscontro, quindi preferisco semmai aggiornare social come Facebook, come Instagram, che comunque è un modo di rispondervi subito. Ho più riscontro lì, quindi preferisco, diciamo, essere presente sui social e magari non stare qui su YouTube a fare video controvoglia perché non mi piace e non ve lo meritate. E niente, io vi bacio tutte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!